Ciao a tutti. Allora, scusa, innanzitutto scusate la lunghissima assenza e la pessima qualità del video, ma ho comprato il netbook nuovo. Ho installato la webcam, però non me la vede, devo vedere un attimino di riscaricare il programma. E siccome oggi è arrivata una cosa che aspettavo con ansia e volevo tornare a fare video, poi vi racconterò il perché di questa mia lunga assenza. E mi vedrete anche un po' sciupata in viso perché ho avuto un periodo non particolarmente felice, però comunque sia adesso sto meglio. E questo video per salutarvi, ringraziarvi dei messaggi che ho ricevuto, della vostra vicinanza. E il video è finalmente, oggi è il 15 marzo. E stamattina ho ricevuto la Glossy Box di febbraio, pagata a gennaio. Diciamo che io fino a ieri ho lasciato correre il ritardo, seguivo su Facebook la pagina in cui si parlava chi aveva ricevuto la mail, così poi ho visto che qualcuno cominciava ad aver ricevuto la mail, chi la box, ho mandato una mail non troppo lusinghiera al servizio clienti e da ieri a oggi è arrivata la box. Con le buone maniere si ottiene tutto. Allora è ancora chiusa, quindi è un unboxing in piena regola. Io sono molto curiosa. Spacchettiamo con voi. Sono in pigiama perché ho fatto la doccia, quindi io ho i capelli bagnati. Mi perdonerete. Chissà di che colore è. È multicolor. Si vede che per farsi, secondo me, per farsi perdonare le hanno sostituite tutte. Hanno cambiato anche il contenuto previsto. Allora è questo verde. Guardate che carina che è. È questo verde con tutti gli occhi, le conchiglie così, è molto carina. E io approfitto, metterò il link di un lavoretto che è la Paoli Paola, che è una ragazza che fa video su YouTube che io seguo. Ciao Paola. Ha fatto praticamente ha realizzato una specie di cassettiera stile decoupage con le box. Facciamo finta di niente e andiamo avanti. Voi dovete capirmi perché non ho solo la situazione alle spalle, ma anche davanti a mio padre che ho la faccia da fesso. Infatti all'inizio del video, nonna, posso chiederti di non produrre dei rumori? Tra l'altro mio padre che io abito di fronte alla ferrovia ed è catalizzato dai treni. Ogni treno che passa va ossessivamente alla finestra, viene da me, mi parla di quanto era pieno il treno, di da dove viene, dove va, dove è il nord, dove è il sud. E praticamente tra un po' comincerò a dargli il Valium perché mi sa che qua è l'unica soluzione. Spacchettiamo insieme. Allora, fiocchettino giallo. Il giallo io non lo amo tanto perché nel linguaggio dei colori è il colore dell'invidia, della gelosia, del tradimento. Allora, già cominciamo con la prosopopea. Più delle albe, più del sole, una donna in rinascita è la più grande meraviglia. Per chi la incontra per se stessa, è la primavera a novembre, quando meno te l'aspetti. Allora, io queste frasi del cacchio di Glossy Box e delle box le odio. Cioè, no, mi piacciono quelle dei filosofi tipo che stanno sulla sugar, però queste qua Su così, però. questo. Nonna, io sto facendo un video, grazie. Allora, con Glossy Box di questo mese vogliamo festeggiare le donne, cioè infatti loro hanno previsto che sarebbe arrivata a marzo. Noi che abbiamo il sole negli occhi, sogni nel cuore, carezze bla bla bla, non ve la leggo perché mi viene nervoso. Spacchettiamo, togliamo la coroncina, il sigillo e vediamo che cosa c'è dentro. Allora, cominciamo bene perché c'è un buono di Zalando di 10 euro, di 10 euro di sconto extra, quindi come diceva la Paoli, Zalando non si può. Nonna, sto facendo un video, puoi andare a tossire di là. Quindi questo qua è il buono. Peschiamo i prodotti. Allora, la marca è Anatomicals, io non la conosco.
Allora, è scritto tutto in inglese. Look at that, evitiamo scene di pronuncia orribile. Vediamo, cerco di capire che cos'è. È un bagno doccia. You need a blooming shower. Quindi penso una doccia blooming esplosiva. Vedremo. Your nose smell rose body cleanser. Tu senti il profumo della doccia schiuma alla rosa. Sentiamo questa doccia schiuma alla rosa. Inapribile. Buono, sa proprio di petali di rose. Sa proprio di petali di rose. Facciamo odorare a mio padre. Sono. Allora, diciamo che io ho tipo 200.000 bagno schiuma da finire, quindi. Però veramente il profumo mi piace. Non tutte le fragranze di rosa le apprezzo perché a volte sono un po' chimiche. Questo ha 12 mesi di scadenza dall'apertura e 150 ml di prodotto. L'inci. Vedo dei siliconi in fondo. Profumo, insomma, non mi sembra una cosa iper bio, però tanto si sciacqua. Facciamolo odorare a papà. Sentiamo. Qual è il verdetto? Allora andiamo sempre alle marche iper conosciute. Questa qua è la marca René Furterer. Scusate. René Furterer. Karité, cheveux, tressé, abîmé, very dry, damage per i capelli. Crema rivitalizzante intensa, una maschera rivitalizzante dopo shampoo. Lasciare in posa da 2 a 5 minuti e risciacquare abbondantemente. Per i capelli secchi, cabellos muy secos estropeados, mascarilla revitalizzante intensa. Intensa però sono 30 ml, basterà per 2 volte perché io abbondo. L'inci, immagino il quantitativo di siliconi qua dentro. No, vabbè, bisogna dire che uno dei primi ingredienti è il. Ah, come al solito mi è caduta la box. Scusate, vado a recuperare la roba. Tutte le volte succede così. C'erano ombretti. Se c'erano ombretti hanno fatto una brutta. Aia, mi sono anche spaccata una mano. Speriamo che di sì. Speriamo. Ah, speriamo di no. Uno dei primi ingredienti è. Butyrospermum parchi, shea butter, olio di ricino. I primi ingredienti sono biologici. Vedremo poi il fogliettino. Mi sono rotta il dito nel frattempo. Poi, Happy Smile, Hand Mirror. Deve essere uno specchietto. Speriamo di non aver rotto lo specchio. Io non sono superstiziosa, però. In certi momenti, insomma. Lo specchio anche. Aia, che dolore immenso. Sto sorridendo di dolore. Me lo apri papà? Scusate, ma. Poi c'è un ombretto che non mi pare si sia rotto, della Model Co. Io queste marche proprio non le conosco. È Eyeshadows Duo, Maldive e Giamaica, Bronzed Goddess. Allora, non si è rotto fortunatamente. È così. Io tento, allora, è molto sparkling. Beh, i colori mi piacciono. Allora, questo uno è un marrone con delle pearlescenze. Un marrone con delle pearlescenze, non si vedrà assolutamente nulla. Comunque, questo qui è il marrone con delle pearlescenze e dei micro glitter multicolor. E poi c'è un beige dorato con micro glitter oro molto luminoso. È molto carino questo. Poi un blush della marca Glossy Box di un colore che mi piace, tendente al lilla. Io non, adesso non si vede perché ovviamente è sera. E poi, però è un bel colore. È un rosa antico tendente al lilla. È inutile che vi faccio. Ve li farò magari. Vi farò delle foto e vi metterò gli swatches. Pronunciona inglese proprio. Ah, no, è della Criolan. Il mio primo prodotto Criolan. Criolan for Glossy Box made in Germany. Sono 2,5 grammi di prodotto e il colore è Glossy Rosewood. Mio padre è sconvolto perché dice che il suo mondo è un mondo di innocenza, di cose normali e tutto quello che vede gli sembra strano. Quindi adesso è sconvolto anche dalla mia unboxing. Poi il
I freschetti che io uso per confezionare i pacchi sono gialli, sto giro perché ricordo, ho capito adesso per la mimosa. Ah, lo specchio. Soffocchietto. Molto carino, non si è rotto. Scusate, vi ho accecato, che ha questa femminuccia che mi rappresenta, anche se questa è tutta faccia. Capelli biondi, molto carino. Devo dire che, diciamo, si sono fatti perdonare. I marchi non tanto. Nonna, puoi non cadere per favore. Stavi per spaccare anche il piatto adesso. Sì, l'hai sbattuto contro il tavolo. E vabbè, tanto ce ne sono tanti i piatti, anche se quello giapponese originale si rompe pa pace. Poi, ancora un prodotto, l'ultimo. Non c'è nessuna carta descrittiva dei prodotti. Della Eva Garden, questa è una marca che invece ho già visto. Confezione specchiata. Il numero 304 di un stick eye color, un ombretto stick. Io sono piena di trucchi da uscire così. Sono, è una vita che non compro più trucchi, a parte perché siamo in periodo di mega risparmio, perché già i soldi se ne vanno così senza che uno si compri nulla, immaginiamo. Allora è di un bel colore, già vedo il colore qua ed è uno dei verdi che io utilizzo moltissimo tendenzialmente. Scusate questi rumori. No, il colore è stupendo, guardate. Non si vedrà. È stupendo, ragazze. Questi qua è un verde militare con riflessi oro, veramente verde marrone, ricorda un po' il pigmento della MAC, come si chiama? Camaleonte? No, come si chiama? Non mi ricordo. Quello che fa anche la versione tarocca, la elf. Domani vi devo assolutamente. Questo qua mi piace da morire, cioè già solo questo qua vale tutta la box, perché questi qua sono i colori che io sto usando tantissimo, come il Back to Khaki della Essence, perché io ho gli occhi verdi ed è un verde che viene risaltato molto da questo tipo di colori. Allora, questo è il contenuto della box, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5 prodotti e mi piacciono molto. Non c'è, non so perché non c'è non c'è l'inci, come si chiama, il foglio con gli inci, la descrizione dei prodotti. Però andrò a vedere un pochino sul sito. Io non so se lo pubblico stasera, voglio prima vedere un pochino se sono già usciti dei video, perché non voglio rovinare la sorpresa a nessuno, anche se poi comunque c'è scritto nel titolo unboxing, quindi poi se uno non vuole non se lo guarda, non è che cade il mondo. Mio padre tra l'altro non è neanche richiuso come si deve, stavo per fare il danno nella box, fa sempre le cose alla Carlona. Fermo una grande attività davanti a me, cioè ci sono mio padre e mia nonna che. La ghiera su Craese. Mia nonna ha detto in bergamasco: la ghiera è zucca e legge ed è crepa mia. Perché Via nonna? da che le peli. Non riesce a capire cosa stia accadendo e il senso. E allora la scatola magica è questa qua. Ragazzi, sì, abbiamo aspettato. Io sono contenta, a parte che vabbè, devo dire che non morivo neanche se mi arrivava a maggio, perché sono piena di ombretti, di tutto quello che c'è qua dentro sono piena, per cui non morivo. Però insomma il servizio potevano essere un po' più chiari sul perché dei ritardi invece di nicchiare e di fare disinvolti come al solito. Comunque io sono soddisfatta, io sono quasi sempre soddisfatta delle box. Non ho capito perché la Tandy Box ha chiuso il servizio, mi è dispiaciuto. Dopo l'ultima che ho ricevuto, deludentissima, quella che conteneva quegli affari depilatori che si sciolgono nel microonde, ci vuole il legnetto del ghiacciolo per stenderli, che io ce l'ho ancora di là e nonostante magari mi servirebbero anche, non lo so che non è molto femminile dirlo, però insomma penso che tutti abbiamo problemi con peli peletti. Viva la femminilità e vai! Allora adesso vado a mettermi 5 kg di burro di karité in faccia perché ho la pelle che mi tira tantissimo. Ho fatto la doccia, ho usato lo shampoo Crescina con le cellule staminali che è in offerta per fine serie, smaltimento fine serie alla farmacia vicino a casa mia da 25 euro a 7 euro. Siccome io dopo l'intervento allo stomaco ho avuto una grande perdita di capelli, sto prendendo anche l'integratore per bocca Crescina e mi trovo molto bene, anche quello è in offerta al 50%. E con i vari dosaggi, uomo, donna, forte, medio, bla bla bla.
ho lavato, ho messo poi una maschera iper siliconica dell'Eurospin che devo finire al cocco, che però non odora di cocco, e mi sono lavata col bagno doccia della Bottega Verde al miele, che adoro. Lo adoro, ho prenotato il premio Bottega Verde, vi ricordo, se avete la tessera Bottega Verde, che il 31 marzo scadono i punti accumulati fino ad oggi. E guardate il catalogo, perché io con 170 punti, con un piccolo contributo, ho prenotato una bellissima borsa, tipo di dimensioni del bagaglio a mano, c'è anche la fly bag proprio nel catalogo, però si possono prendere o prodotti Bottega Verde o prodotti per la casa. Fatevi, andate nel negozietto Bottega Verde se ce l'avete, e quando lo ricevo vi farò vedere il premio. Allora, le mie occhiaie vi salutano, che sono sempre presenti oggi più che mai. Fatemi sapere cosa ne pensate, se volete mettere i vostri unboxing delle vostre box, metteteli pure qua sotto, chiedete quello che volete. Scusate la voce, ma mi hanno fatto urlare i miei parenti in questi giorni, e poi ho avuto l'influenza, ho avuto di tutto, vi racconterò. Un bacione, devo spacchettare ancora la sugar del mese scorso, che ho ricevuto in ritardo perché avuto dei problemi, non ero a casa quando l'hanno spedita e me l'ha mandata dopo, insomma, quindi devo ancora spacchettare due box arretrate e la My Beauty Box che mi è arrivata, quindi nei prossimi giorni. Poi devo fare un video in collaborazione con la Light, ringrazio il dottor Amarone della Cemon, www.cemon.it, vi metto il link, vi dico già di usare i prodotti Light, se qualcuno li ha provati dalla Tandy Box di qualche mese fa, sono spettacolari, semplicemente non perché sto facendo la collaborazione, ma perché davvero sono una goduria. Cioè, io sto mettendo un olio viso a mio papà al mattino e mi rimane il profumo di rosa proprio fino alla notte, nonostante lavi le mani varie volte durante il giorno, ti rimane questo profumo 100% organici. Vi farò un video su ogni prodotto perché sono buonissimi. E poi un video tisano Reika in collaborazione con www.ipump.it, vi metto il link qua sotto. E presto un giveaway con un premio della Lites, però siccome me l'hanno mandato d'Italia piccola piccola, mi sa che si tratta di un reggiseno, era sodante, solo poi vabbè, che se lo vince qualcuno che ha il seno più abbondante, io adesso che ho rifatto il seno porto una quinta, mi hanno mandato un reggiseno che è per le Barbie, e quindi ho deciso di fare un giveaway, perché comunque i prodotti Lites sono ottimi e mi fa piacere anche che qualcuna di voi possa provarli, perché comunque hanno il loro costo, che per cui insomma vale la pena. Io indosso stasera, scusate il pigiama, i pantaloni della Lites. Ho dato un calcio alla box che stava per ricadere per terra. La qualità è proprio pessima. Vi salutano le due mummie che ho davanti allibite, vi salutano. Vi saluto anch'io perché non ho più voce, poi aspetto una telefonata che tarda ad arrivare. Ci sentiamo prossimamente. Ciao!